locali svizzeri disertano il bando per l'aggiudicazione della tratta ferroviaria Domo Iselle. Addirittura d'arrivo i lavori di ammodernamento della funivia di Stresa, settimana prossima in programma il collaudo. Villa d'Osso, la polemica in consiglio comunale per l'assegnazione dello stadio Poscio alla Juventus Domo. Casa di riposo di Imborio, dopo la presa di posizione del comune, Silvio Impiri annuncia querela nei confronti del sindaco. Da domani a domenica a Crovio di Baceno tornano le streghe della Valle Antigorio, novità, convegno e concorso letterario. Record di iscritti per l'edizione 2016 della traversata da Riva a Riva, dove hanno dominato gli atleti dell'Omegna Nuoto. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. Le ferrovie federali svizzere, l'affiliata Region Alps, non hanno partecipato al bando per la gestione della tratta ferroviaria Iselle-Domo. Il servizio tuttavia non sarà sospeso, almeno sino a quando non vi sarà un nuovo gestore. I fondi stanziati dalla Regione Piemonte per gestire la tratta ferroviaria Iselle-Domodossola sono insufficienti a migliorare il servizio all'ombra del Sempione. È la motivazione addotta dalle Ferrovie Federali Svizzere, dall'affiliata vallesana Region Alp, che oggi hanno ufficialmente annunciato la non partecipazione al bando di gara indetto dalla Regione Piemonte. Le Ferrovie Federali Svizzere continueranno comunque a garantire il collegamento 8 treni regionali fra Brighe e Domodossola almeno sino alla fine del 2016, quando cioè dovrebbe subentrare un nuovo gestore. I vertici delle ferrovie svizzere pubbliche hanno annunciato che non considerano sufficienti i 366.000 euro offerti dal Piemonte per migliorare l'offerta, come invece chiesto dall'utenza. Che tradotto suona più o meno così: gli svizzeri non sono disposti ad integrare i fondi necessari per implementare l'offerta ferroviaria fra l'Ossola e il Vallese. Le ferrovie svizzere pubbliche mettono nero su bianco il loro parere in un documento che sarà inviato anche alla regione, spiegano ai mezzi di informazione. I nostri clienti chiedono collegamenti diretti da Domodossola verso Visp, Sierre e Sionna, ma c'è di più. Stando ai vicini d'Oltre Alpe, il Piemonte non avrebbe ancora provveduto a versare le indennità concordate per la gestione della tratta per gli anni 2015 e 2016. Per quanto riguarda invece il traffico nazionale e internazionale, l'offerta resta invariata con collegamenti diretti e veloci, sino a 12 treni Eurocity, Intercity, Interregio. Si stima che ogni anno i viaggiatori che transitano sotto la galleria del Sempione abbiano infatti ormai superato i 2 milioni. A Stresa è addirittura d'arrivo i lavori di ammodernamento della funivia. A giorni ci sarà il collaudo delle opere. Il sindaco spera possa ripartire dal prossimo fine settimana. Mancano pochi giorni e finalmente la funivia di Stresa tornerà in funzione. Sì, siamo alla fine e devo ringraziare tutta l'impresa e tutte le maestranze che hanno lavorato, perché hanno rispettato i tempi. Al 2 agosto dicevano che era pronto, siamo pronti già da adesso. Oggi manca soltanto il collaudo è già predisposto per il giorno martedì, mercoledì e giovedì ci saranno i collaudi, dopodiché saremo pronti per aprire. Auspichiamo sicuramente un'apertura verso sabato 6 o domenica 7 agosto. Questo. Un intervento che si inserisce in un piano di rilancio di investimenti sul Mottarone. Sì, questo intervento fa parte di un nuovo rilancio del Mottarone, tra cui il Comune di Stresa sull'impianto ci ha creduto e ha messo tante risorse e continua a metterne ancora. Tra l'altro al Mottarone il giorno 31 parte la seggiovia, che era ferma in comitanza di questo, già domenica parte la seggiovia. In più la nuova società che ha rilevato il Mottarone sta facendo già tutti i rilievi di consolidamento di quelli che sono gli impianti di innevamento, elettricità e acqua e cannoni per sparare e sistemazione delle piste per essere pronti per questa stagione. Nel loro programma è previsto anche un risanamento e un cambio di impianti nuovi di tutto il Mottarone. Stanno già lavorando sulla strada Borromea per le cunette, raccolta dell'acqua e l'asfalto nuovo, e a metà strada l'ex stazione del trenino stanno già operando per aprire un punto di ristoro.
A Villa d'Ossola ieri sera si è riunita l'Assemblea Municipale all'ordine del giorno, tra gli altri punti, quello inerente all'assegnazione dello stadio Poscio alla Juve Dom. Divide il Consiglio Comunale la questione del campo sportivo assegnato con un appalto alla Juventus Domo. È stato questo il tema principale del Consiglio Comunale di Villa d'Ossola ieri sera, una lunga discussione al termine della quale la minoranza ha chiesto al sindaco di ritirare la delega allo sport all'assessore Marcello Perugini. Un'oretta quasi di dibattito, servito a capire che le parti sono divise su come si doveva gestire l'assegnazione dello stadio comunale. Bruno Toscani, capogruppo di minoranza, è andato all'attacco dell'assessore dicendo che la città non merita una gestione dello sport come questa. L'assessore Perugini ha difeso la scelta dell'amministrazione dopo aver, e l'ho ribadito ancora una volta ieri sera, cercato di far da mediatore tra Voluntas Villa e Virtus Villa, che non ne hanno proprio voluto sapere di mettersi assieme per dar vita ad una società unica. La maggioranza ha difeso le scelte di arrivare all'appalto dopo il fallito accordo tra le due società locali. L'assessore ha parlato di posizioni mutevoli, trattative estenuanti, fatte per cercare di trovare un accordo tra Virtus e Voluntas. Ha anche ripercorso l'intera vicenda stadio che si trascina da un anno prima che l'amministrazione Bartolucci optasse per la gara d'appalto. E alla fine Perugini ha rigettato la richiesta dell'opposizione di costituire una commissione consiliare. Le giustificazioni dell'assessore non hanno convinto Toscani, che ha detto che le due società cittadine potevano comunque coesistere nella gestione del campo ed ha accusato Perugini di aver tergiversato nel suo intervento, asserendo che Ponzio Pilato non avrebbe saputo far meglio. E nelle passate edizioni del nostro giornale vi abbiamo riferito del caso Casa di Riposo di Invorio. Sull'argomento torna uno dei protagonisti della vicenda e lo fa con un comunicato nel quale sconfessa la presa di posizione dell'amministrazione. Caso residenza per anziani Medana di Invorio, il presidente Empieri replica le accuse dei giorni scorsi del sindaco del Conte. La revoca dei consiglieri della fondazione spiega, a fine giugno è stata bloccata dai funzionari della regione in quanto solo la giunta regionale è competente in materia. Nella relazione del consiglio del 21 giugno si sprecano false accuse nei miei confronti. Esiste una norma, spiega ancora, che stabilisce che quando in consiglio si trattano fatti o giudizi su una persona, questa seduta debba essere segreta. Ad Invorio non è stato così. Parla poi di ingiustizie Empieri nei suoi confronti ed elenca i fatti. È vero, spiega, che mia moglie è responsabile della struttura. A chiamarla è stato nel 2005 l'allora presidente Dario Piola. Poi è stata assunta dal CDA, composto da 5 membri. Io mi ero assentato, quindi non c'è stato alcun conflitto di interesse. La stessa cosa vale per mia figlia, assunta con contratto a progetto per 6 mesi, sempre da un consiglio di amministrazione senza la mia presenza. In fondazione dal 2002 oggi sono state assunte molte persone senza concorso proprio perché ente privato. Il presidente della casa di riposo aggiunge: in merito alla mia carica come medico di nucleo va precisato che sono medico di famiglia di Invorio dal 1978 e da circa 15 anni sono medico di struttura RSA pagato dall'ASL di Novara. Non ho nessun legame economico con la fondazione, nemmeno posso essere controllato dalla Bonelli. Sulla vicenda dei pannelli solari Empieri spiega come la ditta chiamata in causa non abbia effettuato alcun lavoro in quanto il piano energetico per rendere autonoma la casa di riposo non si è realizzato. E ancora sulla moglie aggiunge: sul ruolo di dirigente di mia moglie Bonelli, del Conte può avviare tutte le verifiche che vuole riguardo agli aumenti di stipendio superiore al 60%, non risponde al vero. In quegli anni la Bonelli passava da un contratto di 28 ore ad uno di 38, le venivano riconosciuti gli aumenti dei contratti nazionali. E infine conclude annunciando querela all'indirizzo del primo cittadino. Ciò che del Conte ha dichiarato, spiega, è finalizzato a mettere in cattiva luce me e la mia famiglia. Nel VCO invece tiene banco la vicenda relativa all'assunzione di alcuni immigranti da parte di Conser. 4 migranti al posto di 2 stagionali assunti da Conser VCO. La notizia ha suscitato un polverone di polemiche, soprattutto da parte della Lega Nord. L'attacco da parte della consigliera Stefania Minore e dal segretario cittadino Roberto De Magistris, che imputano la responsabilità al sindaco di Verbania, Silvia Marchionini. Secondo i leghisti, infatti, Conser VCO ha assunto i profughi per far fronte ai servizi aggiuntivi di spazzamento chiesti dal comune di Verbania a compensazione dei disservizi quantificati dal COUB in 30.000 euro. Paghi 2, prendi 4, e questa è la ricetta che Marchionini
Antonini propone per impiegare i profughi a Verbania, scrivono Minore De Magistris. Ci riferiamo in particolare ai due posti stagionali di conservi CO sottratti a due lavoratori locali. Sull'argomento anche la segretaria provinciale della Lega Nord, Marcella Severino. È corretto richiedere agli immigrati di occuparsi di lavori di manutenzione e pulizia per ricambiare vitto, alloggio ed annessi che ricevono dallo Stato, ma questo non dovrebbe essere fatto a discapito dei nostri lavoratori che ancora una volta sono penalizzati in un momento di così grave crisi economica. E conclude: considerate le difficoltà in cui versano le amministrazioni locali, ci saremmo aspettati che eventuali risorse aggiuntive fossero un aiuto supplementare, non sostitutivo, ai nostri lavoratori. Anche il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, e Daniele Folino intervengono. Questa è una situazione che indica una tendenza preoccupante, commentano, per una tipologia di scelta che penalizza i nostri lavoratori e che non possiamo condividere. Replica Marchionini: non accetto nessuna strumentalizzazione fine a se stessa. La decisione di assumere i migranti è stata dell'azienda e sarebbe stata presa a prescindere dai servizi compensativi da svolgere a Verbania. È una scelta che va nella direzione di risparmi sui costi aziendali, che condivido, ma è ininfluente la compensazione per Verbania. Voltiamo pagina. Questo fine settimana tornano a Crovio di Baceno le streghe della Valle Antigorio, con convegni, incontri, laboratori, passeggiate con le streghe, musica, escursioni, spettacoli, un concorso letterario e un punto di ristoro. Da domani, venerdì, a domenica, tornano le streghe della Valle Antigorio a Crovio di Baceno. Dopo il successo raccolto lo scorso anno con la prima edizione, un nuovo percorso tra storia e credenze popolari all'ombra del Cervandone. Tante le novità. Sottolineerei soprattutto l'ingresso del parco delle aree protette nel nostro evento, che grazie alla presenza e alla persona del professor Cosolenz ha portato lo spirito della scienza, diciamo, molto approfonditamente, con un convegno che si terrà sabato mattina, sabato 30, presso le Terme di Premia, e che vedrà la presenza di studiosi proprio della stregoneria che vanno dal Piemonte alla Liguria e sono quindi, diciamo, con un taglio un pochino nazionale. L'altra novità di quest'anno, sempre dell'evento, è stato il bando del concorso letterario dedicato alla letteratura per ragazzi fino a 11 anni, ha visto la presenza di 26 lavori provenienti da tutta Italia, devo dire la verità, tant'è vero che la vincitrice arriva da Avellino. Anticipo venerdì sera a Vasco di Premia per cercare di allargare sempre più il territorio coinvolto. Alle 21 Antonia la strega con il campo teatrale La Fabbrica e il concerto del duo Ilenia e Lorenzo. Poi da sabato pomeriggio la grande festa a Crovio. Ci saranno laboratori per bambini, per adulti, gli antichi mestieri nel borgo, mostre fotografiche, laboratori di intaglio del legno e alla sera lo spettacolo, un reading musicale dell'associazione Il Tempo Perduto, che si intitolerà Di donne, di streghe e di altri misteri. La domenica la festa prosegue, il borgo sarà sempre vivo e ricco di intrattenimenti e la domenica sera avremo il concerto nella chiesa di Crovio del gruppo musicale The Blossom and Voice. Sottolineato il coinvolgimento di tutto il paese in occasione dell'evento. Le streghe di Crovio, Striat Crov, nasce proprio in questi ultimi due anni grazie a una sinergia forte con gli abitanti, con le memorie storiche del nostro paese, che si sono resi disponibili nell'aiutarci, nel tramandarci questo grande sapere immateriale di cui sono depositari e che vogliamo non venga perduto. L'omaggio è a quelle donne depositarie di un sapere antico legato alla natura e al rispetto dell'ambiente che si vuole riscoprire. Ad esempio attraverso il progetto Canapa Alpina per la reintroduzione della canapa in tutto il VCO. E la pagina degli appuntamenti ci porta ora a Verbania, al Teatro Maggiore, per il concerto dei Big One di European Pink Floyd Show. Si terrà nell'area esterna del Teatro Maggiore, per poter accontentare tutti e non lasciare fuori nessuno, il concerto dei Big One, in programma per domani sera, venerdì 29 luglio alle 21.30 a Verbania. I Big One sono stati definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale più autorevole la migliore tribute band europea per l'esecuzione della musica dei Pink Floyd, in particolare per le versioni live dei più celebri concerti della band inglese. Il repertorio dei loro concerti attinge le più famose produzioni del gruppo inglese quali The Dark Side,
Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here, fino agli album più recenti come The Endless River. Si sono esibiti nei teatri più prestigiosi in Italia e sono ospiti fissi due volte l'anno al Blue Note di Milano. Date le richieste, terminata la disponibilità di posti nella sala teatrale, l'organizzazione ha deciso di proseguire con le prevendite e di tenere il concerto all'esterno. I biglietti costano dai 18 ai 35 euro più diritti di prevendita. Possono essere acquistati all'ufficio URP del municipio di Pallanza, nella sede di Intra, e all'ufficio IAT di Pallanza e online. Prosegue musica in quota, nei giorni scorsi concerto in Valle Antigorio, il prossimo concerto invece è domenica al Mottarone. 250 spettatori domenica scorsa, una bella giornata di sole per la tappa antigoriana di musica in quota. Protagonista la futura orchestra, ovvero Edoardo Cassaro a flauti e percussioni, Gabriele Artuso a contrabbasso, kazoo e voce, Giulio Pedrana a chitarra, eccetera. L'orchestra bislacca, ha incantato e divertito il pubblico che ha raggiunto appositamente i 1300 metri dell'Alpe Voma. L'accoglienza calorosa degli alpigiani, davvero encomiabile, ha contribuito a rendere la giornata realmente perfetta. Musica in quota prosegue la sua estate itinerante con la prossima sede spettacolare, la Montagna dei Sette Laghi. Sarà Villa Pizzini al Mottarone domenica prossima a ospitare alle 11 l'esibizione di Percussion Duo, ovvero Paolo Pasqualina a batteria, percussioni e vibrafono e Davide Merlino a vibrafono, steel drum, log drum e percussioni. L'ensemble è ridotto al minimo, ma la tavolozza di colori e le combinazioni che propone sono molteplici ed estremamente affascinanti. Musica all'insegna dell'improvvisazione, camminando sul confine tra i generi. Per l'escursione il ritrovo è alle 9 al rifugio dell'Alpe Cortano. 1 ora e 3 quarti il tempo previsto per l'andata, più breve il ritorno. Previsto l'accompagnamento di una guida ambientale escursionistica. In caso di maltempo, escursione annullata. Confermato invece il concerto all'interno del ristorante Villa Pizzini. Grandi eventi all'Ossola Shopping Center di Crevola d'Ossola nel prossimo fine settimana, in programma diversi appuntamenti per gli appassionati di sport e montagna. All'Ossola Shopping Center, sabato 30 luglio, la festa dell'escursionismo e degli sport di montagna. Una festa dell'escursionismo e degli sport di montagna con presentazioni, laboratori per i bambini, incontri con esperti e tanti gadget per i partecipanti e un programma davvero ricco. Presentazione della Veia Sky Race, in programma in Val Bognanco domenica 21 agosto 2016. La festa dell'escursionismo dedicherà una particolare attenzione ai più piccoli, grazie all'iniziativa organizzata in collaborazione con il coordinamento Socicop Ossola e il Parco Naturale Veglia d'Evero. Dalle 10 alle 17 impara giocando, diventa custode del parco. I responsabili del parco offriranno a tutti i bambini la possibilità di partecipare a un'interessante attività ludico-educativa. Nel corso della giornata saranno anche raccolte le iscrizioni ai laboratori didattici naturalistici e alle escursioni per i più piccoli, organizzati dalle aree protette dell'Ossola nei giorni 3, 10, 13 e 17 agosto. Anche per gli adulti sarà possibile imparare qualcosa di nuovo. I responsabili del parco infatti forniranno informazioni e consigli sul vivere la montagna in sicurezza. Per gli sportivi, dalle 10 alle 19, Vistasi Ottico offrirà gratuitamente l'esame della vista e fornirà consigli sui supporti da utilizzare per fare sport. Dalle 15 alle 18, la palestra e piscina Sport più di Villa e Fisiodelta Riabilitazione e Salute offriranno invece, sempre gratuitamente, un consulto medico sportivo e l'analisi della tecnica della camminata o della corsa su tapirulan. Infine, dalle ore 10 alle 19 sarà possibile, grazie alla collaborazione con Evolution Fit Personal Training, sottoporsi all'esame bioimpedenziometrico. L'Ossola Shopping Center offrirà a tutti i partecipanti alle attività un simpatico poncio impermeabile. E simpatico appuntamento nei giorni scorsi al Foro Boario di Crodo, vediamo. Un successo. L'evento organizzato dalle Proloco di Crodo e Premia al Foro Boario di Crodo, che ha visto protagonisti i ragazzi dai 3 ai 14 anni della scuola di danza di Arianna e Matteo e all'intrattenimento dei ragazzi di Zumba guidati dal coach Neja. Gli spettatori hanno potuto apprezzare balli di gruppo per poi passare al liscio unificato, al ballo da sala e alle danze standard. L'idea progettuale nasce per far sì che i giovani si avvicinino a questo sport che a quanto si dice è rimasto sano, educativo e di buon esempio. In apertura di pagina sportiva il calcio, riunione a Unchio per il nuovo Verbania Calcio.
Della vecchia società Virtus Verbania non sono rimasti che debiti, polvere, erba alta e muri scrostati. Per di più, convocato allo stadio Pedroli mercoledì sera, il gruppo presieduto da Luigi Pedretti, che deve in fretta preparare una stagione certamente difficile già di per sé, non ha potuto riunirsi nella storica sede. Mancava la corrente elettrica e anche l'acqua potabile. Quanto allo stato erboso del terreno di gioco, sorvoliamo per amor di patria. E così i 13 componenti, la prima cordata del nuovo Verbania Calcio, iscritto alla Serie D come Virtus Verbania per esigenze burocratiche, cambierà nome nei prossimi giorni, si sono trasferiti ad Unchio, in una location gentilmente concessa nei pressi del cimitero. Se qualche tifoso è scaramantico, faccia sin da ora i dovuti scongiuri. Sono state individuate le prime figure tecniche di riferimento: l'allenatore di prima squadra, Giampiero Erbetta, quello dello Juniores, Paolo Tina, ex Borgosesia, il DS Vittorio Cammarosano, ex Trino, abita Biella, il preparatore dei portieri, Pietro Fassoli, mentre, e per ora vacante, il ruolo di direttore generale, e si cercano anche conferme per medico sociale, massaggiatore, fisioterapista e magazziniere. I programmi parlano di una prima presentazione ufficiale domenica 31 luglio alle ore 10 al Centro San Francesco di Pallanza, dove fino al 13 agosto la squadra effettuerà la preparazione. In quel giorno si sapranno i primi nomi dei giocatori, che nel frattempo sono stati contattati da Cammarosano ed Erbetta. Ribadisco la delusione per il trattamento che la signora sindaco ha tenuto con la prima società sportiva cittadina, che gioca nel quarto campionato italiano di calcio, ha dichiarato Luigi Pedretti. Gli sportivi che amano il Verbania, che in pratica noi ereditiamo dal Verbania 1959, società che ha chiuso i battenti pochi giorni fa, non si meritano queste cose. Ma noi andiamo avanti, anche se con grave ritardo, dovuto soprattutto alla lunga trattativa con il signor D'Onofrio per il passaggio delle consegne. Risolti i primi impellenti problemi di segreteria, quando sarà ripristinata la corrente elettrica, i computer non funzionano altrimenti, elaborata la situazione abbonamenti, ce ne saranno tra gli altri anche 250 di tipo Fidelity a 40 euro l'uno, stabilite le priorità, appartamenti da affittare ai giocatori che vengono da fuori, primo organigramma da mandare in federazione per avere i necessari pass informatici, esaminati altri temi, fabbisogno abbigliamento, lavanderia, biglietteria, ingressi eccetera, la riunione si è chiusa con un ennesimo dilemma. Ma se al campo giocheranno più squadre, ammesso che sia possibile sul piano gestionale del terreno, come sappiamo un ibrido sintetico erba che si gestisce a fatica, come ci si regolerà con la cartellonistica? Probabile che il sindaco, ha detto qualcuno, abbia anche questa soluzione in tasca. Ora il nuoto. Nel passato fine settimana a Omegna di Scena la traversata da riva a riva, più di 400 i partecipanti, è stata una grande festa. Da riva a riva, 12ª edizione, è un successo davvero superiore a tutte le aspettative, perché a un certo punto gli organizzatori hanno anche dovuto bloccare le iscrizioni perché erano talmente in tante che poi diventava piccolo il lago, ci verrebbe voglia di dire. Siamo partiti 12 anni fa con 107 persone iscritte, siamo arrivati quest'anno con 416, avendo messo tra l'altro il numero chiuso a 400 perché dopo la cosa diventa ingestibile. Ma però non dobbiamo dimenticare una cosa importante, che dietro questa iniziativa sportiva, anche di carattere sociale, c'è anche tanta solidarietà, perché l'iniziativa era iniziata con quell'obiettivo, prosegue anche con quello scopo. Sì, noi mandiamo quasi tutto il ricavato, una parte del ricavato lo mandiamo a Francesca in Brasile, però da qualche anno a questa parte siamo attenti al territorio e una parte di quello che ricaviamo appunto lo diamo anche a enti, associazioni territoriali. Iniziative in cui riusciamo a valorizzare al meglio la nostra più grande miniera, che è il lago, in momenti che sono sportivi, momenti che hanno risvolti sociali importanti. Piccolo il lago, però non per Fabio, perché con questa è la sua quarta edizione, quattro volte sei arrivato primo. Fabio, complimenti, sei contento? Sì, sono contentissimo, mi è piaciuto questo lago, e quattro volte che conosco questo percorso. Tu invece all'esordio, Lara, una bella soddisfazione, insomma, contenta? Sì, sì, è sempre molto bello nuotare in questo lago, poi essendo anche la prima volta è stata una bella traversata comunque. Lorenzo invece, anche tu, tutti Omegna nuoto, avete giocato in casa, tu contento, sempre fresco anche tu come una rosa, ma cos'è che avete fatto, un allenamento o avete fatto una gara? No, come tutte le gare si bisogna andare forte, non è che sottovaluta le gare, tutte le gare si va forte e si dà sempre il massimo.
spinto da un tifo sfegatissimo da parte del pubblico. Simone, sei arrivato a che cosa nella gara degli 800 metri? Secondo. Dici poco, insomma, anche perché tu sei della classe 2003, insomma sei un ragazzino. È la prima gara questa che fai, Simone? Su questa traversata è la prima volta che la faccio, ma sono, diciamo, non dico un veterano, però quasi, ne faccio molte di queste traversate. E col nuoto noi chiudiamo. Per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento con i nostri programmi.